prende l'immagine di un bambino e va a vedere cos'era, per esempio, il Festival dello Zecchino d'Oro negli anni 60 e come venivano rappresentati i bambini, insomma, com'erano quei bambini e quindi come eravamo anche noi in quegli anni, quando io da bambino guardavo i bambini dello Zecchino d'Oro. E quindi com'era la nostra infanzia e qual era l'immagine che noi avevamo dell'infanzia. E poi va a guardare invece come sono i bambini di adesso, soprattutto quei bambini che sono utilizzati nel mondo dello spettacolo, perché spettacolo era anche lo Zecchino d'Oro negli anni 60. E qual è l'immagine che loro danno di se stessi? E poi magari va a vedere su certi canali di YouTube come certi bambini o certe bambine, soprattutto americane, molto piccole, vengono vestite da piccole donne, truccate da piccole donne, e il successo che ne ricavano di visualizzazioni, insomma milioni di visualizzazioni per una bambina che si trucca, oppure si traveste da vamp, oppure cerca di imitare il modello Barbie e magari compie sul suo corpo chissà quale pratiche per identificarsi nel modello Barbie. Allora capiamo qual è stato il percorso, qual è stato il cambiamento, la mutazione sostanziale che c'è nell'immaginario, insomma, sia nell'immaginario infantile, sia nell'immaginario adulto dell'infanzia, insomma, cioè sia come è cambiato il modo di immaginare dei bambini, sia come è cambiato il modo degli adulti di immaginare anche il mondo dei bambini. Come se, diciamo così, i bambini non fossero più bambini appartenenti a un altro mondo, a un'altra sfera che va protetta, ma fossero in miniatura dei piccoli adulti. E allora è interessante, per esempio, da questo punto di vista, intanto capire come giocano i bambini, perché nel gioco c'è anche il modo di liberare la fantasia e quindi di produrre realtà da parte del bambino stesso. E da questo punto di vista un ragionamento secondo me interessante, perché poi nasce in epoca precedente, nell'epoca stessa degli anni 60. Comincia la sua evoluzione nell'epoca degli anni 60 e quindi quando ancora la televisione non aveva creato quei modelli così importanti, così insinuanti, come diceva Pasolini, perché non soltanto ti dicevano come dovevi essere, ma ti facevano vedere come dovevi essere. E quindi il messaggio, la suggestione era ancora molto più forte. Il fenomeno, per esempio, Barbie ha molto influito, è stato un fenomeno che ha creato una mutazione importante. E allora vorrei spiegare un po' perché. Partendo da un parallelo che aveva fatto un semiologo russo, Lotman, in un suo lavoro Testo e pretesto, il quale faceva la differenza tra quella che è una statua e quella che è una bambola. Come statua, non so, possiamo prendere ad esempio questa potrebbe essere una piccola statua, è una scultura in bronzo piccola, una ballerina, una ragazza ballerina in un atteggiamento di danza, bro, piccolo oggetto d'arte, modesta, non è un'arte. Cos'è questa statua? La statua è un oggetto da guardare fondamentalmente. Quindi lo si guarda, lo si ammira, contiene in sé un mondo artistico elevato che è stato elaborato dall'artista stesso, che lo spettatore non è in grado di elaborare per conto suo. Tanto è vero che l'artista si pone in una dimensione altra, diciamo, rispetto al comune spettatore. E quindi l'oggetto, l'opera, scultura in questo caso, è il tramite, il mezzo attraverso cui la creazione altrui, la creazione artistica,
si trasmette a noi e noi la percepiamo e attraverso quest'opera riusciamo a entrare nell'immaginario dell'artista, nella sua visione del mondo e a percepire, per esempio, ad allargare il nostro spazio, la nostra percezione del mondo, insomma, riusciamo a ampliare la nostra visione del mondo. La bambola, invece, di per sé va toccata, analizzata, tenuta in braccio, portata a letto dalle bambine. Non richiede la contemplazione del pensiero altrui, ma richiede invece una cosa fondamentale che è il gioco. Cioè, è uno strumento attraverso il quale noi non andiamo ad indagare il pensiero di un altro, ma attraverso il quale noi diamo libero sfogo alla nostra fantasia, al nostro pensiero. Quindi più questa bambola è definita, piena di particolari, più forte è la sua somiglianza con il personaggio vero, insomma un'eccessiva carica di dettagli, schiaccia la fantasia del bambino che deve giocare con questa bambola e deve dare libero sfogo poi alla sua fantasia e quindi spingerlo a creazione. Quindi è il bambino, nel caso della bambola, che giocando con la bambola deve buttare fuori la sua fantasia, deve dare ad essa libero sfogo e quindi deve creare. Non è più contemplazione di una creazione altrui, ma è la creazione propria che fa il bambino attraverso la bambola. E questa creazione avviene attraverso questa cosa fondamentale che è il gioco. Quindi la bambola diventa uno strumento di gioco e questo strumento tanto più è semplice, tanto più è povero di particolari, tanto più è indefinito, tanto più spazio lascia alla libera creazione, alla fantasia del bambino. E allora da questo punto di vista le bambole di pezzi, le antiche bambole, insomma, costruite di lana, di pezzi, di stracci, no? Erano degli oggetti che permettevano di creare tanti mondi, di immaginare tante situazioni diverse, tanti personaggi diversi, tante qualità diverse, tanti modi diversi del bambino poi di diventare adulto, ovviamente sempre nel suo immaginario. La bambola era un qualcosa di aperto, come tutti i giocattoli, insomma come i giocattoli con cui spesso giocavamo anche noi un tempo, no? Il semplice bastone poteva essere tante cose, poteva diventare un arco, poteva diventare una freccia, poteva diventare una spada, una lancia, una canna da pesca, tante cose, un fucile, insomma, no, non aveva bisogno, era la nostra immaginazione che trasformava quel semplice stimolo, quel semplice strumento, quel semplice oggetto, quel semplice pezzo di legno in tante cose diverse. Non c'era bisogno della somiglianza. Più la somiglianza è netta, più il soldatino diventava definito, eccetera, eccetera, più questo soldatino poteva essere soltanto quello, non poteva essere altro. Quindi potevamo soltanto immaginare scenari per quel soldatino, ma non potevamo immaginare altre cose. Quindi più era definito, più limitato era. Se poi il soldatino era perfetto, di piombo, eccetera, eccetera, poteva solo stare nella vetrina, non si prestava neanche per giocarci, insomma, no, perché rischiava di essere rotto. E da questo punto di vista la Barbie rappresenta un passo significativo, perché la Barbie di per sé è una bambola, ma ha tutte le caratteristiche che Lotman, nel parallelo a cui accennavo prima, tra statua e bambola, tutte le caratteristiche che Lotman attribuisce alla statua. Quindi è molto definita nei particolari ed è un qualcosa che più che essere giocato è quasi guardato. Diciamo, si presta più ad essere guardato, non lascia libero spazio, diciamo, all'immaginazione, alla fantasia, ma ha un altro fenomeno che poi è caratteristico dell'epoca mediatica, che è quello della identificazione. Insomma, con la Barbie il bambino non immagina mondi, ma cerca di identificarsi in un mondo
Per chi ha costruito la bambola, ha progettato per lui. A quell'immagine di donna, di figura adolescente, adulta, che qualcuno ha già elaborato per lui. Quindi la bambola, più che gioco, più che libera espressione di fantasia, che più che libera creatività, rappresenta uno strumento, uno dei primi strumenti, attraverso i quali una società mediatica cerca di fare identificare, di riportare tutti a quel modello. E allora, da questo punto di vista, è interessante conoscere come la Barbie è stata pensata, come è nata la Barbie e dove è nata la Barbie. Perché la Barbie nasce alla fine degli anni 50, esattamente nel 59, in California. Ed è stata pensata proprio espressamente come un fenomeno di marketing globale. Cioè, è stata proprio pensata per essere venduta rapidamente in tutto il mondo, quel mondo americano, californiano non a caso, che esportava i suoi modelli attraverso il cinema hollywoodiano, no? Che quindi si diffondeva in tutto il mondo. Anche Barbie, quindi, è stata pensata come, diciamo, come oggetto di un marketing globale. Tanto è vero, e questo progetto poi lo ha realizzato, perché negli anni 90 solo il 4% delle bambine, per esempio in Italia, non possedevano una Barbie. Quindi il 96% invece avevano una Barbie, quindi aveva raggiunto capillarmente una diffusione enorme, capillare, insomma, era arrivata dappertutto. Quali erano poi i suoi segreti? I suoi segreti erano il fatto che la Barbie rappresentava un modello, tanto era una bambola molto definita anche nei particolari, no? Studiata per avere le caratteristiche di essere piacente, di essere una giovane donna con gli attributi. Aveva già una sua sessualizzazione, i seni, in un'epoca in cui ancora le bambole erano abbastanza sessuate, rappresentava un modello di donna, futura donna, ricca, indipendente, donna oggetto in qualche modo, piena di vestiti, ricercata, che aveva già un suo possibile compagno, Ken, già, come dire, dedita a varie attività, mestieri, sia casalinghi che extra casalinghi, che aveva un suo guardaroba, che aveva una sua idea di futuro che andava oltre il fatto di essere una semplice moglie, madre. E quindi era una fonte di ispirazione, cioè era un modello di una donna che si stava evolvendo con il femminismo, con tutto questo che vogliamo, e che ispirava la bambina che si identificava in quella figura a quello che era il suo possibile ruolo e anche la sua possibile emancipazione, emancipazione però in senso prevalentemente consumistico. La sua età era giovanissima, non strettamente definibile, e la Barbie soprattutto era un punto di partenza. La Barbie era un punto di partenza per arrivare poi a un mondo fatto di altre Barbie e di attività connesse con la Barbie. Insomma, l'oggetto Barbie ti portava poi a comprare molte altre cose. Molte altre cose perché la Barbie doveva essere vestita, doveva essere pettinata, doveva essere doveva avere il suo ambiente, così via. Quindi, quando tu regalavi una Barbie alla figlia, tu sapevi che poi questo comportava tutta una serie di successivi accessori, eccetera, eccetera. E tutto sommato facilitava anche il compito a chi doveva fare regali a quel bambino, perché sapeva già cosa gli avrebbe fatto piacere e cosa sarebbe stato utile regalargli. La Barbie inoltre acquistava una sua presenza nella casa e aveva uno spazio preciso nella stanza, presupponeva bambole diverse, sempre Barbie, in diverse pose, vestiti diversi. E
E quindi l'intrusione, magari nella stanza dedicata, di altri oggetti o di altri ambienti, la casetta per la Barbie, tutte le varie stanze dedicate alla Barbie, eccetera, eccetera. La Barbie era concepita quindi per indossare vestiti eleganti, quindi per essere truccata, per essere un modello di bellezza. Una bambola adolescente o giovane adulta a cui applicare in continuazione vestiti, oggetti e quindi fonte di ulteriore consumo. Consumo pensato per una donna, per un nuovo modello di donna, dinamica, indipendente, autonoma e che ci tiene molto al proprio aspetto fisico, insomma, no? Alla propria immagine. La fonte, l'espressione di un nuovo modello di consumo legato a mantenere, a cambiare continuamente il proprio vestito, il proprio modo di presentarsi, di essere, la propria, in base a tutte le funzioni nuove che questa donna, che quindi tante Barbie diverse, tante Barbie con tante abilità e con tanti ruoli diversi, venivano acquistando via via. In rapporto anche evidentemente all'evoluzione sociale. Quindi nella strategia commerciale la Barbie non era più un giocattolo, quello che si diceva prima, no? Un giocattolo indefinito che serviva a proiettare le proprie fantasie nei modi più diversi, no? Anche proprio inconscio di bambino, le proprie paure, a ricercare la propria sicurezza, insomma, no? Quindi, ma era invece un modello su cui identificarsi, un modello che aveva dei chiari lineamenti e che aveva un aspetto ben preciso, insomma, no? Un modello di ruolo con cui giocare. Le bambine, attraverso la Barbie, acquisivano già un ruolo predeterminato, ma predeterminato da altri. Lo stesso ruolo, diciamo, che l'artista dava alla statua, l'idea di mondo che l'artista esprimeva attraverso la statua. In questo caso non era più l'artista, ma era chi aveva pensato commercialmente questa figura, questa immagine, come la più funzionale, che l'attribuiva a questa bambola, che diventava quindi uno strumento, un modello di immagine, anche un modello di consumo, un modello di ruolo. Quindi la bambina era meno libera, era invece stimolata fin da piccola a trovare un ruolo connaturale a chi già l'aveva pensato per lei. Un ruolo capace di attrarre anche i maschi, no? Quindi anche il partner maschile della stessa Barbie. Attraverso la Barbie si veniva a costituire un forte ruolo femminile di donna destinata a studiare, a lavorare, ad emanciparsi, ad accedere alla vita pubblica. E questo, grosso modo, corrispondendo appunto anche al femminismo, a una certa fase di liberazione della donna, di emancipazione della donna, ha permesso il successo mondiale e anche in Italia della Barbie, che appunto intercetta dei cambiamenti sociali molto significativi che si stanno verificando in quegli anni. E attraverso la Barbie, diciamo, si ritorna al passato, nel senso che fino al Medioevo l'infanzia non era un particolare momento della vita che aveva una sua collocazione particolare. Mi spiego meglio, il bambino piccolo era un piccolo uomo, non era bambino che andava protetto, che aveva un suo momento di sviluppo, che poteva fare solo quello, che non poteva fare altro. Insomma, il bambino piccolo era un piccolo uomo che dava il suo contributo come uomo ai lavori, alle cose, a tutto quello che c'era da fare, nei limiti delle sue possibilità. È stato soltanto dal 500-600 che l'infanzia ha cominciato a essere protetta, diciamo così, e quindi a essere un momento particolare della vita, un momento che poi è diventato ancora più esasperato, insomma, verso la metà dell'Ottocento. Soltanto recentemente l'infanzia era diventata un momento particolare della vita che andava protetto, che andava tenuto bene in disparte rispetto alla vita adulta. Con la Barbie, in realtà, l'infanzia ritorna a essere qualcosa di non più separato dalla vita adulta. Questo lo vediamo molto bene a partire dall'America, ma poi in
si diffonde un po' dappertutto, come i piccoli bambini, diventando piccoli mostri sia dal punto di vista anche di certe abilità, insomma, no? Questi bambini talenti, precoci, musicisti, eccetera, eccetera, ma anche semplicemente nel campo di modelli di bellezza, di cosa, vengono trasformati in piccoli adulti o addirittura in adulti già ben definiti, ben caratteristici, ben sessualizzati, per esempio, no? Quindi questa sessualizzazione dell'infanzia, no? E il paragone viene con quei bambini dell'Antoniano degli anni 60, no? In cui il bambino era scelto per cantare allo Zecchino d'Oro proprio perché era bambino. Non importava quanto cantava bene o male, ma importava che non avesse atteggiamenti divistici, che fosse un bambino vero, un bambino naturale, che si esprimeva come sapeva esprimersi, ed è questo la sua simpatia, il suo successo, no? La canzone era, o il cantare era, pretesto, era sì un modo di lanciare nel mondo commerciale anche di allora una canzone, una canzonetta per bambini, quindi dedicata in questo caso particolarmente all'infanzia, la giuria era infantile, ma anche i cantanti, gli interpreti non erano degli adulti in miniatura, erano dei bambini scelti proprio perché erano bambini. Invece adesso, no, quando assistiamo a questi spettacoli di piccoli cantanti, di cose così, vediamo che sono cantanti che cantano testi e canzoni per adulti, imitando in tutti i modi gli adulti. E se questo va bene in forme artistiche, poi ci sono anche quei bambini che vengono proprio addobbati, truccati, eccetera, eccetera, per essere degli adulti in miniatura, dei mini adulti, secondo tutti i target, secondo tutte le immagini che vengono attribuite al mondo adulto, insomma, e di quella particolare età e di quel particolare tipo di mondo adulto che deve attirare attraverso l'immagine il massimo dell'erotismo. E questa è una trasformazione, secondo me, molto, molto importante. Questa la vediamo, insomma, e ce ne rendiamo conto. E la percezione è che l'infanzia stia scomparendo da questo punto di vista, almeno in quella che è l'ottica, la strumentalizzazione che ne fanno i media, insomma, e quindi attraverso il loro potere pervasivo la stanno portando nell'immaginario collettivo, insomma. E gli adulti sono complici di queste cose, insomma. Si vedono genitori che sono felici nel vestire come piccole dive, nel truccare come quei modelli i loro piccoli figli, insomma, i loro bambini, non adolescenti, proprio bambini nell'età dell'infanzia, insomma. Che dire, mi limiterei a prendere atto di questo fenomeno, insomma, no? L'infanzia viene sottratta ai bambini, a molti bambini, insomma, ma nell'immaginario lo è sempre di più, insomma, no? Perché poi questo fa successo. Si vedono milioni e milioni di visualizzazioni per video fatti da bambini che si travestono da Barbie, assumendo quel ruolo semplicemente di immagine, insomma, no? Pensano di realizzare la propria vita. Allora viene da chiedersi al di là di quello cosa c'è e cosa li aspetta nel mondo contemporaneo quando questo mondo di immagine non riuscirà più ad appagarli, insomma, quando poi diventeranno adulti e quando l'immagine, il corpo sarà costretto a modificarsi, a trasformarsi, insomma. Qualcuno ci parla anche della patologia, insomma. Questi fenomeni poi comportino la loro patologia, insomma, è importante come ci sia anche un cambiamento proprio nelle forme patologiche che accompagnano queste trasformazioni e queste mutazioni, ma di queste magari ne parliamo in un altro momento.